Ciao amici, è domenica 9 dicembre, stiamo andando a fare il nostro primo regionale registrato, quindi questo qua è il nostro primo vlog. Allora, dovevo essere alle 8:30 a Treviglio, sto partendo alle 8:30. Dobbiamo andare veloci, come vi devo dire, ragazzi. Ragazzi, 60 all'ora. Ragazzi, 60 all'ora di domenica. Ragazzi, c'è un regionale. C'è un regionale, sei via. Controlli un volto che non è via, si spaccano, ragazzi. Sono stanco. Ragazzi, porca di una madonna troia, ragazzi. Oh, la roba. Sì, ciao. Sarà una bella giornata. È iniziata benissimo. Ma Doblone ha deciso che arriviamo in ritardo. Sono stanco. E vado a prendere il treno. Se c'è casino al McDonald's, matto. Buongiorno, come posso aiutarla? Ciao, mi puoi per favore fare due ciambelle, per favore? Sì, ok, vieni pure avanti, grazie. Grazie mille. Niente per te. Se avanti qua o dopo, quindi io adesso mi fermerò con 5 secondi, poi se non c'è nessuno vado avanti ancora. 1, 2, 3, 4, 5, andiamo avanti. Andiamo avanti. Era indietro la signora. Io non è che mi incazzo, né, però mi incazzo. Grazie mille. Adesso possiamo andare a Crema. Sono arrivato a casa ieri alle 2:30 perché la macchina a un certo punto non mi girava più a destra. Non è che ho bestemmiato, però praticamente ho dovuto svegliare mio padre alle 2:30. Voi sapete che mio padre è una persona molto calma e riflessiva. Quando l'ho chiamato alle 2:30, diciamo che c'è stato un po' un piccolo fraintendimento sul fatto che mia madre fosse una puttana, però per il resto. Poi sono arrivato a casa alle 2:30. Il tempo che mi sono addormentato era alle 3 di notte. Quando poi mi avevo messo la sveglia e mi sono svegliato stamattina alle 7, diciamo che non mi è venuta tanta voglia di giocare a figurine la domenica mattina, però comunque è andato tutto bene. Comunque per quelli che del vlog lo se lo stanno chiedendo, stiamo andando a 46 all'ora. Domenica mattina, ma cosa cazzo di problemi c'ha? Guarda, sono un vecchio rincoglionito di merda. Oggi briscola non mi va proprio perché il torneo è stato annullato perché Gianni è morto di infarto. Quasi quasi cago il cazzo, prendo la macchina e vado in giro per Treviglio a 50 all'ora. Non vorrei mai tirare sotto un sasso, così almeno chiamiamo il cazzo a quelli che ci sono dietro. Ma cosa vuoi? Ma vai al cimitero, vaffanculo! Ovviamente sei donna perché sei troia. Questo lo tagliamo magari. Magari lo teniamo. Game. Se trovo un motivo per non giocare sarà molto grato. Guarda, allora, se io adesso supero qua e moriamo, vuoi che lo odiamo il motivo per non giocare allora? Ma sì, ma che cazzo mi importa? La vita è una sola. Ragazzi, io sto per fare. È stato bello conoscervi tutti quanti. Porca di una madonna troia! Ti metti sulla e fai Cucù! Ogni volta che c'era la idolina lo faccio. Cucù! Attivo Cucù! Se avete un team a cui serve un giocatore, chiamatemi. Cazzo siamo, guarda, là c'è un gazebo. Cazzo siamo. Ma guardi, signor Nino, le avanzano tipo 120 kg di cemento. Com'è che vuole utilizzarli? Beh, io non ho mai avuto un gazebo gigante. Io non ho mai avuto un gazebo gigante fuori casa, tra l'altro. Ma ragazzi, ma che posti sono? Che roba? Non so, c'è un mezzo tanto. E lì infatti il locale. Donna chiusa. Ah, con la chiesa. Padre. Ah, ma il locale è già finito. Ti aspetti. Ma ti immagini che prima che inizia il cazzo di Reggio c'è il prete che fa la benedizione, tipo. Ti servirebbe. Io puzzo di merda. Quindi quando andrai al primo tavolo chiederai due durante. Ah, è vero, possono squalificarti per perché antigen. No, ragazzi, speriamo, cosa devo dire? Cioè, se vado a casa, dormo, non so. Guardate a Crema, Pia, dimmi qualcosa per oggi. Diciamo qualcosa per oggi ai nostri iscritti. Non va tanto bene la giornata. Non va tanto bene la giornata. Dico Mario. Che giochiamo accanto a una chiesa in un oratorio. Io dico che probabilmente non ci sono i posti stasera. Io mi sono informato per la Santa Messa e tra poco. Quindi siamo davanti effettivamente a una chiesa. Allora ragazzi, vi aggiorneremo dopo il primo turno quanti di noi hanno già droppato. Io. Lui. Io. E io sono in pigiama. Io sono proprio in pigiama. E niente ragazzi, vi faremo sapere. Allora ragazzi, porca madonna che dolore. Allora ragazzi, non abbiamo fatto il repo del primo turno. Come un primo turno io sono 1-1. Fra 1-1. Lasciamo perdere. Poi 2-0, 2-0, Cri, 2-0, c'è il report. Quello che devo dire che ho perso, ma da lui, perché 2-0. 2-0, 2-0.
ok? Praticamente quelli nuovi sono, io non so cosa faccio. Siamo nella mezz'ora di pausa, ragazzi, quindi adesso ci vediamo al terzo turno. Mi sa che ci vediamo al terzo turno, ragazzi. Ragazzi, sono devo fare il vlog, scusate. Sei 4-0? Sì. Bravo. 3-1? Porco Dio, ho dovuto cambiare anche le slip, vaffanculo. Come è andata così? Solo con 2-2. Ragazzi, questo qua è il quarto turno, ne mancano 3, io sono 2-2, è un local di merda. Ora, e farà cagare la telecamera. Allora, ragazzi, è la fine del torneo, è andato così e così. Cioè, nel senso, 4-3, con delle bambine colorate. Stefano non vuole parlare. Troppo incredibile. Allora, siamo soltanto noi, dobbiamo concludere il video così, ragazzi. Però, vabbè, per fare una cosa breve, abbiamo fatto un pochino tutti schifo, tranne Lorenzo e Cristian. Io mi sa che ho detto una stronzata, non sono 5-2, forse 4-3 come Francesco. Io però ho detto il 2012. Non è stato per niente male. Adesso Balocco ha fatto Cristian. Ha fatto 7-0, è stato bravissimo. Infatti i GGD se vengono qua toppano sempre, in qualunque posto. Qualcuno deve toppare. Un salutone a tutti quelli che tutti gli iscritti che ci hanno riconosciuto, un abbraccione, soprattutto a Marcello, l'ho beccato l'ultimo turno, simpaticissimo. Non barbiere. No. Giocava Invoked, era un po' antipatico perché mi ha attivato Meltdown e da dire insieme, però è stato molto bravo. Male. Poi saluto il ragazzo al secondo turno, non so ancora se mi stai simpatico o meno, però vabbè, se tu non hai dato la... Sei bravissimo, uguale, ci sta. Mi fa malissimo il braccio, sto per andare al sushi. Probabilmente noi vi salutiamo così, da Nico, da Fra e da Stefano è tutto. Ciao belli. Ciao Elton, uè! Oh, aspetta. Dai. Siamo tutti drogati, tutti quanti.